VLTV, la tua TV, sul digitale terrestre e sul web. Cedono figlia 14enne ad un amico per cibo e soldi, 3 arresti. L'inchiesta della DDA di Catania dimostra che si tratta di violenza sessuale e riduzione in schiavitù. Avrebbero usato come merce di scambio la propria figlia di 14 anni con un amico di famiglia con il quale la ragazzina era costretta a convivere e avere rapporti in cambio di cibo e soldi. La drammatica storia emersa da intercettazioni della DDA della Procura di Catania, che ha portato all'arresto da parte dei carabinieri dei 2 genitori e dell'uomo che era il padrino di cresima della minorenne. I militari dell'arma del comando provinciale Etneo hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere che ipotizza reati aggravati di concorso e riduzione in schiavitù, atti sessuali con minorenne, violenza sessuale, sequestro di persona, cessione di sostanze stupefacenti, detenzione e porto abusivo di armi clandestine, ricettazione e minaccia pubblico ufficiale. L'inchiesta, spiega la direzione distrettuale antimafia, ha fatto luce su spregevoli condotte da parte dei 2 genitori nei confronti di una delle 2 figlie minorenni, facendo emergere un contesto familiare assai degradato nell'ambito del quale il padre e la madre della vittima, in ragione della situazione di grave indigenza economica e dimostrando un'assoluta incapacità genitoriale, avrebbero esercitato nei confronti della figlia poteri corrispondenti al diritto di proprietà, inducendola con violenza e minaccia ad intrattenere una relazione anche sessuale con il padrino di cresima per ottenere cibo e denaro. La coppia avrebbe anche rimproverato e picchiato la figlia affinché si comportasse bene con l'uomo. Il padre avrebbe minacciato di fare danni con un'assistente sociale che era intervenuta per problemi di dispersione scolastica di un'altra figlia più piccola. Al padrino della ragazza è contestata anche la violenza sessuale nei confronti della ragazzina, che avrebbe sequestrato a casa sua, l'avere ceduto della marijuana ad una minorenne e avere detenuto armi e munizioni, compreso un fucile con le canne mozzate e una rivoltella 375 Magnum. Malcontento e proteste contro il caro carburante che si aggiunge al caro bollette di energia elettrica e gas. Si ferma l'autotrasporto italiano. Da lunedì le aziende di autotrasporto sospenderanno a livello nazionale i loro servizi per causa di forza maggiore, e cioè l'esplosione dei costi del carburante. Lo ha reso noto Trasporto Unito, che precisa come non si tratti di uno sciopero né di una rivendicazione specifica, bensì di un'iniziativa finalizzata a coordinare le manifestazioni sullo stato di estrema necessità del settore. La sospensione dei servizi si è resa inevitabile, sottolinea una lettera inviata da Trasporto Unito alla Presidenza del Consiglio, al Ministro e al Vice Ministro delle Infrastrutture e delle Mobilità Sostenibili, al Presidente della Commissione di Garanzia in Scioperi. Anche per tutelare le imprese e impedire che le esasperate condizioni di mercato determinate dal rincaro record dei carburanti si traducano in vantaggi per altri soggetti nel settore trasporti, ovvero in addebiti per obblighi contrattuali che le imprese della filiera logistica non sono più in grado di garantire. Per il segretario generale di Trasporto Unito, Maurizio Longo, il blocco rischia di non essere una scelta o la conseguenza di una protesta, bensì l'inevitabile conseguenza di un vero e proprio collasso di sistema. Trasporto Unito chiede al governo di intervenire prevedendo l'utilizzo dell'extragettito dell'IVA derivante dai rincari per supportare e abbattere i costi delle imprese di autotrasporto. Il governo parte dall'eolico per aumentare la potenza installata in Italia. La guerra tra Russia e Ucraina ha reso impellente la necessità di diversificare le fonti di approvvigionamento e le rinnovabili sono il primo step per rafforzare la produzione nazionale, avendo come obiettivo anche la transizione. Via libera dunque a 6 parchi eolici in Puglia, Basilicata e Sardegna, che si aggiungono agli altri 2 sbloccati lo scorso 18 febbraio sempre in Basilicata. In tutto circa 0,5 giga di nuova energia che fluirà sulla rete. Una spinta importante che non può però ancora bastare a fare delle rinnovabili la prima fonte del fabbisogno nazionale. Il gas è ancora essenziale, sostituibile solo gradualmente, in un progetto di largo respiro che da oggi coinvolge anche Terna, incaricata dal governo di effettuare una ricognizione su tutte le centrali anche a carbone nell'ottica di massimizzare tutte le fonti e ridurre, ove possibile, l'uso del gas per superare il prossimo inverno. Nel frattempo l'emergenza però rimane, i sindaci sono in allerta. A Roma, Roberto Gualtieri ha convocato una riunione con Acea per fare il punto sui possibili risparmi, mentre a Imperia, Claudio Scaiola ha optato per il taglio di 1 grado della temperatura di tutti gli immobili del territorio comunale. La Camera dei Deputati ha invece annunciato lo spegnimento dei riscaldamenti con 1 ora d'anticipo. A soffrire sono però soprattutto le imprese, che sono a rischio sopravvivenza, come ha riconosciuto il ministro dello sviluppo economico Giancarlo Giorgetti.
Nessuna tregua. La guerra di Putin continua. Il tanto atteso incontro in Turchia tra i ministri degli esteri di Russia e Ucraina, Sergei Lavrov e Dmytro Kuleba, primo abboccamento diplomatico ad alto livello dall'inizio dell'invasione, si esaurisce in un muro contro muro. Non ci sarà per il momento alcun cessate il fuoco, anzi continuano le accuse reciproche di brutalità nel conflitto e una soluzione diplomatica resta difficile da immaginare. Ad Antalya i capi delle due diplomazie si sono seduti uno di fronte all'altro, al loro fianco uno dei rispettivi negoziatori in Bielorussia, a segnare la continuità con il percorso negoziale tracciato finora. Ma per chi sperava in una svolta, le dichiarazioni finali sono state una doccia fredda. Abbiamo avuto la conferma che non abbiamo alternative. Coloro che riempiono l'Ucraina di armi devono capire che sono responsabili delle proprie azioni, ha detto Lavrov, sottolineando di non voler sostituire o svalutare i colloqui sul terreno. Dal canto suo, Kuleba ha criticato lo stallo sul piano umanitario, provando a pungere il collega nell'orgoglio. Sul cessate il fuoco di 24 ore non abbiamo fatto progressi, sembra che ci siano altre persone che decidono su questo in Russia, ha attaccato il ministro ucraino. Lo spiraglio arriva invece dalle parole del mediatore, il capo della diplomazia turca, Cavusoglu. Serviva un inizio e se continuiamo su questa strada, insieme potremo raggiungere un risultato. La via dei negoziati resta però molto lunga e ora si attende un quarto round, sempre in Bielorussia. VLTV, la tua TV, sul digitale terrestre e sul web.